Senta, io dico una cosa prima che lei continui a parlare. Io richieste di pizzo, cose, io. Ma l'ho fatta male. Ma quello non potrebbe essere pizzo. No, è che mi sa per lei. Allora, vogliamo vederlo questo video, un video che Giuseppe ha realizzato con grande coraggio. Si è nascosto la telecamera sotto la giacca. Guardate. Sì, è lei che mi ci ha detto da qualche giorno. La cercavamo noi. Voi chi? Noi. Ma voi chi? Una giornata siamo tutti questa cassa. Ma venne qualche 5 avuto, non mi aspettavo sì, mai, venne. Io non aspettavo mai perché lei mi ha mandato a dire che andavamo a bene posto bancato. E perché? E io ho detto che io non è via nel banco perché non andavo a casa. Ma che cosa volete? Io Giuseppe Piano, invece non mi dico. Ah, da lei. Da lei lo sa che sta facendo già avanti. Per conto di un committente, in regola. Ma noi non sappiamo proprio cosa sta facendo, sappiamo cosa sta facendo lei. E lei lo sa che nei casi di chi sarà quando votasse, giustamente se fosse. Per come l'ha fatto in passato. Non mi risulta. Guarda, non ci risulta. Io in passato? Sì, mi deve dire quando? In quale cantiere? Lei mi deve dire in quale cantiere? Io? No, io non parlo più piano, io sto parlando normalmente. No, lei ha parlato. Io voglio sapere chi le ha detto che io in passato. Quando è che in passato? Sappiamo, ma che dici? Ma chi sta dicendo? Senta, io dico una cosa prima che lei continui a parlare. Io richieste di pizzo, cose, io. Ma l'ho fatta male. Ma quello non potrebbe essere pizzo. No, è che mi sa per lei. E lei è disponibile a fare qualche cosa per noi? Ben venga. Scusi, lei è venuto? Certo. Offendendomi in cantiere. Io ho domanda. Stava a rivelare qua, ha buttato i miei operai fuori oggi dicendo voi oggi voi non lavorate. Quello che mi dicono faccio. Ah ok. E lei lo sa che se faccio una cosa del genere passo penale insieme a lei. Lei lo ma sa questo? Lei che sa cose. Io? Lei mi ha picchiato a mio con lo spirito. Da là alla Z. Comandamento porta nuova. Tra poco manderò la seconda parte di questo video perché. Questi signori arrivano spavaldi e poi sono andati via balbettando, ma ve lo faccio sentire fra poco. Intanto volevo chiedere a Giuseppe che giorno sono arrivati, quando è successo tutto questo, perché, cosa ti hanno chiesto, cosa volevano, perché hai deciso di prendere una telecamera e nasconderla sotto la giacca e di dire basta, basta, basta. Giuseppe. Diciamo che... ormai c'è molta stanchezza, lo ha dimostrato anche ora con le sue parole, no? Si è stanchi di non poter avere la piena libertà di godersi la propria terra, il proprio lavoro e dare un futuro ai propri figli. Quindi più che timore, quello che scatta è nervosismo, ansia e poi il sopruso ti dà fastidio. Questa mancanza di libertà è nata immediatamente da che cosa? Dal fatto che sono entrati in cantiere e hanno buttato fuori i miei operai. Quindi a quel punto ti viene proprio quasi obbligato il contatto con queste persone che ti cercano, perché io ho fatto un po' lo snob, devo essere onesto, non nemmeno li calcolavo, ho detto vabbè quando ci sarò e se ci sarò parleremo. La prima, la seconda, la terza hanno capito che ero un po' spavaldo, un po' arrogantello e questi mafiosetti, come li chiamo io, hanno deciso bene di entrare e buttare fuori gli operai. A quel punto sono tornato io in cantiere, li ho fatto rientrare e mi sono posizionato lì. Forse già lì avevano un po' mangiato la foglia, hanno capito, questo non è uno che magari sta lì a intimorirsi più di tanto, no? La prima giornata è passata a vuoto, la seconda, parlando con mia moglie, ero proprio nervosetto, che uno pensa proprio alle cose più brutte, no? E allora a quel punto ho detto, no, ora lo frego io, ho comprato una telecamera e me la sono messa. E ho aspettato pazientemente 3 giorni, fino a quando il povero mafiosetto non è cascato come un pero. E quindi è arrivata in piazza, mi ha chiesto l'appuntamento sempre parlando con i miei operai, perché avevo dato un numero telefonico, avevo detto chiamami, cioè, tramite i miei operai ho detto mettiamoci in contatto, aspettavo solo questo. Poi alla fine ha dato l'appuntamento, sono andato all'appuntamento e si aspettava, secondo me, qualcuno che incominciasse a tremare. Fino a quando, appena gli ho detto, guarda, mi devi prendere per uno sbirro da A alla Z, lui ha cominciato a tentennare, a balbettare. Ha fatto la figura veramente del piuncolo. Ho goduto in quel momento, ho detto questa è una piccola rivincita da siciliano che mi prendo perché tanto. E allora. Vediamo. Mi piace come lo chiami, mafiosetto, mafiosetto, no? Sì.
Ecco, vediamo questo mafiosetto che balbetta. Sentitelo. Sì. Anzi, dico una cosa. Io non voglio nessun problema, anzi, ho il piacere di incontrarla. È pure io. E appunto, perché una cosa del genere si porta avanti, ha delle conseguenze. Per lei. E per me. E per lei. Ma le conseguenze mie sono che io mi schiero sempre con la legalità. Perché forse le sgarriamo completamente Cristiano, perché mi ha pagato mai. Sono iscritto a Dio Pizzo. Sono figlio di uno che pagava come carabiniere e investigatore. Quindi ha sbagliato proprio di casa a tutti. Io non so chi le abbia detto una cosa del genere. Quindi. No, e che venga comando? Ma domando un 3%. Una mano per l'altro. Una mano per una mano. E ne vuoi trovare un'opera che c'ho voglia. Se vuole lavorare, si lavora nella vita, non si chiede pizzo. Lei non sta chiedendo il pizzo. No, e che cosa mi sta chiedendo oggi? Ma che mi sta domandando? Io non ce ne sta domandando, io ci ho domandato volendo poterlo aiutare, paese. Aiutare? Non mi posso aiutare, che aiuto vuole? Beneficenza? Dice beneficenza? No, lei lo sa. Ma che devo sapere? Lei deve parlare. Oh, è già il suo dito. Ma che cosa mi? Non disse niente. Lei già se nisce, già se nisce, non dice niente. Già se nisce. No, che non vi dico. Ma poi. Buona serata. Accetta. Allora, tu hai denunciato tutti. Dietro quelli che tu chiami mafiosetti, però, c'è un'organizzazione molto pericolosa e molto seria. Questo va detto. Cioè, non è il criminalotto dell'ultima ora. No. Ecco, no, allora raccontiamo chi c'è dietro questa rete. Dietro questa rete ci sono famiglie che controllano il territorio da anni, famose come la famiglia Lopresti e compagnia bella. Luigi Marino, il mafiosetto qui in questione, sì, credo che sia il cognato, comunque imparentato con i Lopresti. Quello che diceva poc'anzi Don, mi scusi, Antonio, è giustissimo, si deve partire dal basso, è inutile arrestare, cioè è utile, attenzione, ma arrestati 30 persone ne arrivano altri 40, ne arresteranno altri 40 e ne arriveranno altri 50, è tutta gente che non ha lavoro, sta in mezzo alla strada, sta lì a delinquere, prendono i soldi del pizzo, li usano per l'usura e incominciano un altro illecito ed è una fabbrica, è una produzione ormai agli occhi di tutti, ma dove il povero carabiniere e poliziotto che rischia la vita se lo fa in quattro non può competere perché dietro c'è la fame e la fame porta a fare la qualunque cosa. Invece partendo dalle scuole, dai giovani, dando un minimo di lavoro, di opportunità, no? Redditi, redditini, assistenzialismi vari che non portano a nulla, ma creando realmente opportunità di studio, di lavoro, di viaggio, di cultura per i giovani che si fanno solamente selfie con la pistola in aria a sparare a Capodanno e compagnia bella e facciamo veramente pena ancora nel 2018, questo è il vero cambiamento che può portare realmente a uccidere questa organizzazione. Allora, so che avete vissuto insieme questa cosa, so che qui c'è tua moglie che non vuole parlare, però io la ringrazio perché diciamo nella vita, no, poi affrontare certe situazioni poi si affrontano anche insieme e io ti ringrazio, anzi vengo vicina e ti do un bacio, guarda, perché poi siete, a parte che siete bellissimi tutti e due. Grazie. È timida, eh? Timida, timida. Non sembra, ma è timida, è timidona. Cosa? Non sembra, ma è timidona. E avete affrontato insieme questa cosa, Giuseppe? La prima persona, no, con cui ne ho parlato è stato lei, perché volevo il suo supporto. Anzi, credo che da questo appunto un pensiero di cui parlavo con lei. Il grande cambiamento potrebbe partire proprio dalle donne, specialmente io parlo per la Sicilia, perché le donne siciliane, dovete sapere, che comandano le famiglie, ma in senso buono, no? Prima di spendere 50 euro, prima si va a chiedere il permesso, posso spendere, vorrei comprare, e c'è la moglie che ti bacchetta, no, tu soldi non ne spendi, mettili da parte, no, tieni un po'. E un appello che faccio è proprio alle donne, magari l'uomo è più impaurito perché ha la responsabilità della famiglia, dei figli, del lavoro, quindi ci mi espongo e perdo tutto e rimaniamo in mezzo a una strada. Ed è la donna che lì, secondo me, può giocare un grande ruolo di supporto, perché dovrebbe essere la prima in casa a dire non ti chinare, sono accanto a te, supportare il marito, cosa che ha fatto mia moglie. Grazie davvero per questa testimonianza.